Buonasera, benvenuti a questa edizione di Canale 2 Notizie. Come al solito cominciamo subito con la cronaca, con il caso che ha visto coinvolta la sindaca di Erice, Daniela Toscano. Avrebbe preteso dagli uffici comunali il rilascio delle autorizzazioni per un parcheggio sul lungomare. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Trapani hanno notificato al sindaco di Erice, Daniela Toscano Pecorella, la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani. È accusata di calunnia e abuso d'ufficio, quest'ultimo commesso in concorso con il fratello Massimo Toscano Pecorella, consigliere comunale di Trapani, destinatario anche lui della stessa misura cautelare. Al marito del sindaco, Francesco Paolo Rallo, è stata invece notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Agnello e dal sostituto Franco Belvisi. I provvedimenti scaturiscono dall'arresto avvenuto il 1 febbraio del 2019 del vice sindaco di Erice Salvatore Angelo Catalano, accusato di abuso d'ufficio e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il sindaco toscano, in concorso con il fratello, avrebbe fatto pressioni sugli uffici comunali per rilasciare le necessarie autorizzazioni per l'apertura di un parcheggio sul lungomare Ericino, gestito da una società della quale Massimo Toscano Pecorella è socio occulto. Il sindaco avrebbe anche calunniato, denunciandolo alla procura falsamente del reato di diffamazione a mezzo stampa, il padre di un consigliere comunale di opposizione per un'intervista rilasciata a un quotidiano online nella quale denunciava pubblicamente gli interessi che si celavano dietro la concessione per il parcheggio. Il marito del sindaco è indagato per atti persecutori perché, secondo gli investigatori, in più occasioni avrebbe minacciato l'imprenditore e la moglie che con la propria testimonianza aveva permesso di acquisire importanti elementi indiziari nei confronti dei due fratelli Toscano Pecorella. Sindaco di Erice sono inoltre contestati i reati di traffico di influenze illecite e diffamazione nei confronti dell'imprenditore. Nello stesso procedimento penale, oltre ai destinatari della misura cautelare, sono inoltre indagati a vario titolo per i reati di traffico di influenze illecite, favoreggiamento personale e false dichiarazioni al PM altre 4 persone. Nella mattinata di martedì scorso, agenti della sezione investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare hanno proceduto all'arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana Gianfranco Turano, un castellammarese di 31 anni. Dall'analisi del territorio è stata individuata come probabile epicentro di una massiccia attività di spaccio di sostanze stupefacenti proprio l'abitazione di Turano. È stato predisposto un complesso dispositivo operativo attraverso l'organizzazione di servizi di appostamento e pattugliamento. Già la semplice attività di osservazione aveva permesso di notare movimenti di soggetti, specialmente giovani che entravano e uscivano dall'abitazione per poi allontanarsi successivamente. Per acclarare in maniera definitiva il quadro delineato, nella prima mattinata di martedì, gli agenti, con l'ausilio di una unità cinofila, hanno approntato un appostamento attorno all'abitazione dell'uomo per organizzare un'irruzione finalizzata a effettuare una perquisizione domiciliare alla ricerca di droga, che ha permesso di rinvenire e sequestrare penalmente all'interno dell'abitazione di Turano 170 grammi di marijuana suddivisa in 22 dosi e pronte per essere spacciate, collocati all'interno di uno zainetto. Inoltre sono stati rinvenuti 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Sulla scorta delle risultanze investigative, Turano è stato tratto in arresto in quanto ritenuto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. E parliamo adesso di politica regionale. Un plafond di 50 milioni di euro per la concessione di mutui finalizzati a investimenti destinati a migliorare la sostenibilità degli impianti sportivi ubicati nell'isola, ad acquisire le relative aree e ad acquistare immobili da utilizzare per attività sportive o strumentali e ad esse. È quanto prevede la convenzione che è stata stipulata a Palazzo d'Orleans tra la Regione Siciliana, l'IRFIS, il CONI e l'Istituto per il Credito Sportivo. Alla presenza del governatore Nello Musumeci,
Meci, del presidente dell'IRFIS Giacomo Gargano e del presidente del CONI Giovanni Malagò, oltre che del presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi, è stato formalizzato lo strumento che darà nuovo impulso agli investimenti in Sicilia per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, investimenti sia pubblici che privati, perché la possibilità di avere accesso ai mutui è riconosciuta non solo agli enti locali, ma anche ai privati che siano proprietari o gestori degli impianti. Presenti anche gli assessori all'economia Gaetano Armao e l'assessore allo sport Mario Messina. Parliamo di Mazara, dove è stato nominato il nuovo direttore per i lavori di dragaggio del porto canale di Mazara. È una dichiarazione da parte dell'assessore comunale Vincenzo Giacalone, che venerdì ha avuto un colloquio telefonico con Maurizio Croce, commissario per il dissesto idrogeologico della regione. Giacalone ha aggiunto: mi è stato assicurato che tra qualche giorno ci sarà anche il pronunciamento dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, per la Ecol 2000 di Messina, la ditta che ha vinto l'appalto coinvolta nell'operazione Ottavo Cerchio, per stabilire se la stessa potrà continuare i lavori già iniziati o se verrà chiamata in causa la seconda ditta classificata. L'inizio del dragaggio del porto si è arrestato, ricordiamo, a seguito dell'operazione di polizia effettuata ai primi di marzo, che ha portato alla presunta attività illecita negli uffici del Genio Civile di Messina e di Trapani. Parliamo di elezioni, di toto candidature per quanto riguarda soprattutto la scelta del sindaco di Marsala. Sembra in prima linea anche il già consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Aldo Rodriguez. Vediamo. Aldo Rodriguez è il candidato a sindaco di Marsala per il Movimento 5 Stelle, classe 1965, laureato in architettura e abilitato alla professione di architetto, già portavoce del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale dal 3 luglio del 2015. Queste le parole di Rodriguez in una sua lettera di presentazione alla città. Nella nostra visione, mia e della squadra che mi supporta, è necessario agire in maniera centripeta e centrifuga. Dobbiamo rendere le contrade e le circonvallazioni protagoniste del nostro progetto per arrivare poi ad un risultato soddisfacente che naturalmente porti Marsala in una dimensione ben diversa dall'attuale. Bisogna attuare uno decentramento amministrativo che dia servizi più vicini ai cittadini delle contrade. Le contrade infatti devono essere le gambe su cui cammina il centro della città. La difesa del lavoro e la creazione di condizioni più favorevoli per nuove opportunità di impiego saranno i fondamentali presupposti per puntare verso la crescita della nostra comunità. Dobbiamo, per raggiungere tale obiettivo, sviluppare le capacità di relazione con l'esterno per attirare l'attenzione e attrarre risorse economiche da investire sul nostro territorio. Marsala deve tornare ad essere città del sale, del vino, del jazz, dell'arte, della pittura e quindi del commercio, dell'artigianato, dei servizi con una visione d'insieme, integrata, e per farlo è necessario tutelare il prezioso patrimonio ambientale, artistico, culturale ed delle associazioni che fanno leva sulla promozione del territorio lillibetano. La difesa del lavoro e la creazione di condizioni più favorevoli per nuove opportunità di impiego saranno i fondamenti su cui punteremo per far crescere la nostra comunità. Dobbiamo, per raggiungere tale obiettivo, sviluppare la capacità di relazione con l'esterno per attirare l'attenzione e attrarre risorse economiche da investire sul nostro territorio. Ulteriore tappa nel lungo cammino per la riapertura del polo tecnologico di Contrada Erone a Castelvetrano. Il dirigente Antonino Rotella del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha firmato il decreto col quale si voltura l'autorizzazione al trattamento rifiuti dalla fallita ATO Trapani 2 Belice Ambiente alla Trapani Servizi, che ora si dovrà occupare della gestione. L'autorizzazione è stata concessa per 11 mesi. Ogni volta che sembravamo a un passo dal risultato spuntava sempre un altro problema, un imprevisto, un nuovo ostacolo. Non ci siamo mai arresi, consapevoli che il percorso di ricostruzione del settore dei rifiuti in Sicilia richiede perseveranza, collaborazione e competenza, ha commentato l'assessore regionale all'energia Alberto Piero Bon. La Trapani Servizi, società in house del comune di Trapani, dovrà adesso pubblicare una gara per reperire le attrezzature necessarie ad avviare le attività per il trattamento della frazione organica.
Continua la campagna di promozione turistica per Marsala organizzata dalla Task Force Marsala Riparte. Le quattro associazioni che rappresentano il turismo a Marsala fanno squadra per rilanciare il turismo post-Covid. Associazione Strutture Extraalberghiere Marsala, Proloco MTT 2.0, Associazione Sport e Turismo Stagnone, l'Associazione Marsalese Attività Produttive. Forti del primo lancio pubblicitario fatto attraverso 6 fotografie, è stato raggiunto da oltre 150.000 visualizzazioni. Adesso è stato lanciato il primo video dei 5 programmati. Protagonista di questo video è stato un artista marsalese di fama internazionale, Nino Herrera, che ha suonato nel tratto di mare che divide la punta San Teodoro dall'Isola Lunga. Sentiamo uno stralcio. È stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di Campobello di Mazara per la presentazione di progetti di gestione di centri estivi per bambini e adolescenti nelle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. Al fine di rispondere ai bisogni delle famiglie che hanno necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati nel periodo di interruzione delle attività scolastiche, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Castiglione, promuove per l'estate 2020 l'organizzazione di attività ludico-ricreative rivolte a bambini a partire da 3 anni e ad adolescenti sino a 14 anni mediante l'erogazione di un contributo economico fissato entro i limiti dell'ammontare delle somme che saranno trasferite al comune per lo specifico scopo. Le associazioni, gli enti del terzo settore, le scuole paritarie, le imprese sociali, gli enti ecclesiastici e di culto presenti nel territorio e interessate alla realizzazione dei centri estivi all'aperto possono dunque presentare al Comune le proprie proposte entro il 14 di luglio. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, ha avuto un incontro ieri mattina con padre Fullone nella chiesa della Madonna del Paradiso. Ieri mattina, insieme all'assessore al turismo Germana Bagnato, siamo stati accolti da padre Giuseppe Fullone, dice, nella chiesa Madonna del Paradiso per dare inizio ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima, compatrona di Mazara e patrona di tutta la diocesi. Siamo andati a offrire un mazzo di fiori per rappresentare la devozione di tutta la città nei confronti della Madonna. È il primo anno dal 1806 che le processioni che hanno storicamente le radici più profonde nella nostra città non si terranno a causa della pandemia Covid-19. Sicuramente è un evento straordinario che ci chiama a una devozione ancora più forte proprio perché non potrà essere manifestato per le strade della città ma nei nostri cuori. Il comune di Pietrosino compie 40 anni, era il 10 luglio del 1980 quando l'ente acquisì l'autonomia dal comune di Marsala, una ricorrenza che verrà festeggiata venerdì con alcune iniziative volute dall'amministrazione guidata da Gaspare Giacalone. Alle 21 ci sarà l'esibizione della banda musicale sul lungomare Biscione, alle 21.30 la proiezione all'Oasi Zone del docufilm Pietrosino, una storia lunga 40 anni, e alle 22.30 luci sul mare, giochi più tecnici in 4 punti al monumento Bers, al monumento Buonvento, piazza Biscione e monumento Mare Nostrum. Per assistere alla proiezione del docufilm è necessario prenotarsi entro le 11 di questa sera. E intanto sempre a Pietrosino, domani mattina alle 10.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'estate pietrosilena. L'incontro si terrà al Mir Beach, località Torrazze, di fronte al porticciolo. E per oggi è tutto. Vi ringrazio per la cortesia e attenzione a voi tutti. Buonasera.